Carpaccio Milan, vedo milanisti che scrivono, lo leggo sulla mia bacheca, su Facebook, sulla timeline, ho perso 10 anni di vita, eroi, stoici, super Gigio Donnarumma, ragazzi questi si sono giocati un preliminare di Europa League contro una squadra chiamata Rio Ave, il grande e irreprensibile Rio Ave. Non sapevo facesse anche calcio. Comunque, sembra che abbiano vinto, non lo so, almeno la finale d'Europa League o almeno una qualificazione per il rotto della cuffia e i rigori in Champions League agli ottavi di finale. E questo ci fa ben sperare, questo ci fa capire della pochezza che del Milan, tutti quelli erano ma il Milan dopo il coronavirus. Ragazzi, il Milan non è niente. Pioli non è nessuno. Ok, quindi di che cosa vogliamo parlare? Vi preoccupate? Ieri è stata la cartina tornasole, la prova del 9 a farvi capire che il Milan non esiste, che Milano siamo noi, che i rappresentanti con una certa classe, con una certa ormai recente storia di Milano siamo solo noi, come diceva anche Vasco. Quindi bello vedere il Milan. Ieri ho gufato, dico la verità, avrei più goduto nel vederli eliminati. Ok, però è bello anche godere, vedere loro che esultano per aver vinto dopo 14 calci di rigore contro Rio Ave. Il Rio Ave, capisco se ti capitava un avversario ostico, il Rio Ave, e se questi sono i presupposti ci aspetta una stagione fantastica. Mi ricorda il Milan che festeggiava il sesto posto con Montella, identici. Se questi sono gli standard, se queste sono le aspettative, se questo basta a farli gioire come se avessero vinto una finale, ragazzi non ci preoccupiamo che il Milan quest'anno tra il quinto e il sesto posto ci può arrivare. Passo e chiudo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Milan, Milan, vaffanculo, ciao.